rompere questa presa mi espone, ok? La cosa più intelligente da fare è sempre quella di cambiare il livello di quelle gambe. Ok, se lui prova ad andare sotto, secondo me, sono sempre, riesco a allontanarmi e in più da qua io è più facile rompere la presa. Da qui mi devo per forza andare sopra di lui, boh, tre piedi. Da qua cambio livello io, quindi mano dentro, piede indietro, ok? Rompo sta presa. Rotta sta presa, diciamo che la situazione è un po' più accettabile, ok? Da qua è sufficiente magari fare esatto un tiro indietro, esatto, lui appena ritorna. Diciamo che se lui mi controlla la manica, ok? Per me qua semplicemente, guarda, incrociargli la mano e andare dietro. Perché controllo lo stesso lato. Qua. Pronto. Passo indietro. Boom. Pronto. Quando ritorna, incrocio la mano e vado dietro. Ok? Da qua dovrei andare a abbracciare io la sua testa per essere più forte. Ok? Quindi incrocio, ovviamente sarà difficile fare questa cosa, però fondamentalmente se io vado dietro già da questa posizione, diciamo che per lui è difficile fare un recovery, dovrebbe alzare molto il bacino, dovrebbe, esatto, fare molto questo lavoro qua, ok? Però vedete il discorso della manica incrociata quanto è importante? Uno, passo indietro, rompo, tiro, esatto, lui va, mano avanti, ok? Per portarmi il peso dietro. Da qua, ok? Lui continua a mantenere questa presa, allora devo necessariamente girare verso la destra per evitare che alza il bacino. Se lui rinuncia a sta presa, abbraccio da sopra. Vado sempre lo stesso concetto, rompo, però a questo punto quando rompo cambio, ok? Quindi mano, ok? Torno da questo lato e vado a cercare di fare il passaggio classico, ok? Se tieni sta manica, a questo punto sta manica non serve più a niente, facilmente pure sta manica si rompe facilmente da qua, ok? E da qua da fare i passaggi classici che conosco da mezza guardia, ok? O da questo lato, oppure se volete, ok? Vado a cambiare qua, ok? Magari a fare uno smash, come volete, ok? Perché qua è come se gli bloccassi il bacino, ok? Da qua entro, qua si può rompere questa posizione, ok? Da qua posso anche provare a fare questi movimenti qua, guardate, presa alla cintura, ok, passo in avanti, a schiacciare il ghiaccio, vai, qua, vedete, fino a chiudere su, a schiacciare il ghiaccio, rompo, ok, da qua posso fare presa al bacino per alzare, ok? Da qui vado indietro, porto seduto in questa maniera qua, quindi a manica al barro manco io la rompo. Però cosa succede? Gli impedisco di fare cuore perché tengo le gambe, ok, esatto, quindi qua tengo le gambe. Allora che cosa faccio da qui? Incrocio la presa, vado a prendere il pantalone esterno per liberare questa, ok? E da qui praticamente faccio i movimenti in qua direzione, tiro, vado in questa direzione qua, braccio giù e passo. Ok, da qui rompo sta presa, non riesco a romperla, ok? Piede, boom, rompo. Da qua, sempre il baricentro, è forte, piede, boom, rompo, vado indietro, boom, boom, pantaloni a terra. Vedete che da qua lui c'ha difficoltà adesso a fare guardia, vedete che c'ha difficoltà a fare guardia di prima, incrocio la presa, incrocio, ok, passo, mano a terra,
un abbraccio da solo.